7 aprile, ma soprattutto di stigmatizzare l'incompletezza, la non collaborazione delle procure, non consentendo neanche ad una giunta attenta come quella presieduta dal collega Del Mastro di poter correttamente effettuare il proprio compito sulla scorta di tutti i documenti. Questo è un tema che va affrontato e lo dico subito, in ipotesi di mancata consegna delle procure dei documenti ritenuti fondamentali bisognerà assumere un provvedimento. Non deve essere la Camera a rincorrere le procure, ma io penso le procure a rincorrere la Camera. Grazie. Grazie collega Sisto. Collega Scalfarotto, prego. Grazie Presidente. Voglio cominciare questo mio intervento ringraziando moltissimo il relatore Vitello per il lavoro che ha fatto e anche il Presidente della Commissione Del Mastro delle Vedove. Credo che questi lavori siano su questo caso, sul caso della richiesta di utilizzazione dell'intercettazione dell'ex collega Di Gioia, sia stato estremamente proficuo. E devo dire, unendomi alle riflessioni del collega Sisto, diciamo, il buon lavoro di squadra è parzialmente servito a colmare le numerosissime lacune che abbiamo trovato nella procedura, nel fascicolo, nei documenti che abbiamo dovuto richiedere in più occasioni alla Procura di Foggia, al giudice per le indagini preliminari. Appunto, non abbiamo trovato i brogliacci, non abbiamo trovato le certificazioni del gestore telefonico che ci indicassero a chi appartenevano le utenze, quindi più volte abbiamo dovuto chiedere integrazione dei documenti e quindi diciamo, la leale collaborazione tra le istituzioni in questo caso non si è vista. Devo dire che anche la ricostruzione del fatto, che naturalmente non ci spetta perché noi ci dobbiamo occupare di qualcos'altro, è veramente singolare. Abbiamo visto due jeep, due persone fisiche diverse prendere decisioni completamente opposte con procedure opposte, un GIP che chiama l'udienza camerale come previsto dalla legge, un GIP che invece non lo fa, ma insomma comunque come diceva il relatore siamo venuti più o meno a capo della vicenda e devo dire che il voto del Partito Democratico sarà un voto di astensione perché la parte diciamo positiva della vicenda è che sicuramente aver deciso che a seguito di questo procedimento così disorganico, quantomeno 10 delle 13 intercettazioni non saranno utilizzabili, ci sembra principio tra l'altro sul quale abbiamo convenuto tutti i gruppi parlamentari sono d'accordo che quelle 10 intercettazioni erano sicuramente state fatte in frode alla legge e alla Costituzione. Ora io vorrei fare un piccolo passo indietro perché mi rendo conto che la materia è tecnica e probabilmente non tutti, anche i concittadini che assistono a questi lavori o leggeranno le trascrizioni, le minute di questi nostri lavori, magari non hanno contezza esattamente di come funzioni questo procedimento. Ora sappiamo che l'articolo 68 stabilisce che i parlamentari tra le altre cose non possono essere intercettati in qualsiasi forma, dice la Costituzione. Perché lo fa? Per tutelare la privacy del singolo parlamentare o i diritti del singolo parlamentare? No, lo fa perché vuole tutelare il Parlamento nel suo complesso e lo fa perché il bilanciato rapporto tra i poteri dello Stato evidentemente bisogna fare in modo che il potere legislativo sia indipendente ed autonomo anche dall'attività legittima o illegittima, qualche volta può succedere, dell'autorità giudiziaria. Una legge del 2003, la 140, dà attuazione a questo principio. Che cosa dice? Dice innanzitutto che se l'autorità giudiziaria vuole indagare un parlamentare, cioè sospetta di lui o di lei direttamente, non può fare altro che fermarsi e chiedere alla Camera di appartenenza di poter procedere. E queste sono le cosiddette intercettazioni dirette. Però può succedere qualcos'altro nell'esperienza comune, e cioè che l'autorità giudiziaria intercetti un terzo e che questo terzo casualmente parli con un parlamentare. A questo punto cosa succede? Succede che se l'intercettazione è del tutto casuale, e cioè è capitata perché è capitato che questa persona abbia parlato con un parlamentare, quell'intercettazione può essere naturalmente utilizzata perché è stato un caso. Ma se questo caso, tanto caso forse non è, perché l'intercettazione viene fatta sul terzo? Pensate se fosse la moglie o la madre o un amico intimo di questa parlamentare. Potremmo pensare che questo comportamento dell'autorità giudiziaria è posto in essere per aggirare il divieto dell'articolo 68, come poi declinato dalla legge del 2003?
E a questo punto quindi viene fuori la categoria delle indagini, delle intercettazioni indirette. E noi di questo ci siamo dovuti occupare, cioè abbiamo dovuto capire se queste 13 intercettazioni fossero effettivamente capitate per caso o se invece così non fosse, cioè che fossero state disposte perché c'era la volontà di ascoltare le conversazioni del Di Gioia. Come ho detto, tutti d'accordo che le ultime 10 sono sicuramente fatte in modo così non corretto e quindi non le utilizzeremo. Quindi a questo punto io esprimo la mia soddisfazione e mi si dovrebbe dire perché il Partito Democratico non vota favorevolmente. Allora, noi non votiamo favorevolmente perché in realtà, posto che la soluzione è comprensibile, abbiamo un punto che anche noi vorremmo che restasse agli atti e soprattutto non facesse precedente, che è questo. Allora, come il relatore spiegava molto bene, noi abbiamo queste 3 intercettazioni, una in data 18 aprile, una in data 26 aprile, una in data 27 aprile. La prima intercettazione del 18 aprile viene ascoltata il giorno 29. In questa intercettazione l'autorità giudiziaria sa già che il Di Gioia è un parlamentare, in primo luogo perché la utenza è intestata alla Camera dei Deputati e in secondo luogo perché Di Gioia col suo interlocutore parlano dei lavori della Camera. Viene ascoltata il giorno 29. Il giorno 3 maggio si ascoltano 2 conversazioni che sono anteriori al 29, al giorno dell'ascolto della prima intercettazione, dove emergono dei fatti nuovi, cioè emergono in queste successive conversazioni potenziali indizi di reità in capo al Di Gioia. Cosa dice quindi a questo punto la Giunta? Dice: in questo momento quella conversazione diventa rilevante perché, avendo compreso l'autorità giudiziaria che il Di Gioia potrebbe aver commesso un reato, questa qui diventa una intercettazione indiretta e non è più casuale. Ora, secondo noi, stabilire che gli indizi di reità trasformino l'intercettazione da casuale in indiretta è il punto che non ci convince. Perché? C'è una sentenza importante della Corte Costituzionale che dice che questa conversione della natura dell'intercettazione avviene quando cambia la direzione dell'atto investigativo. Ma la direzione dell'atto investigativo non deve cambiare nel senso che emergono indizi di reità sul parlamentare, ma dice la Corte Costituzionale succede che cambia la direzione dell'atto investigativo se quell'atto è volto in concreto, quindi nel caso specifico, ad accedere alle comunicazioni del parlamentare. Cioè nel momento in cui l'autorità giudiziaria utilizza i rapporti con il terzo, che in questo caso era il consuocero del Di Gioia, quindi una persona con la quale il Di Gioia era legato da rapporti di amicizia antichi, tant'è che si sentono molto spesso, in concreto potrebbe aver avuto il significato semplicemente di introdursi nelle comunicazioni del parlamentare. Cosa che l'articolo 68 impedisce di fare. Cioè io vorrei che fosse chiaro che gli indizi di reità costituiscono un presupposto che richiede maggiore attenzione all'autorità giudiziaria nel dover poi richiedere l'autorizzazione alla Camera, ma non sono il presupposto per considerare quella intercettazione come un'intercettazione indiretta, ma basta soltanto che l'autorità giudiziaria tenti di entrare nella corrispondenza, nelle comunicazioni del parlamentare, anche ove mai costui o costei non fossero toccati da alcun indizio di reità, che lì interviene l'articolo 68. Ora, e con questo chiudo, nel nostro lavoro noi abbiamo valutato che sicuramente la prima intercettazione, appunto, per quello che ci è dato di sapere, è casuale, ma la seconda e la terza, mi chiedo, dato che il 29 la polizia ascolta quell'intercettazione, già il giorno 29 sa che Di Gioia è un parlamentare e utilizza un'utenza della Camera, non ci si sarebbe dovuti fermare e dire basta qui? Perché la polizia il 3 maggio, quindi successivamente, ascolta altre intercettazioni? Ora, in giunta noi questa valutazione non l'abbiamo fatta, cioè in concreto non siamo entrati nel caso, ma ci siamo limitati a dire, poiché nella seconda e nella terza intercettazione emergono indizi di reità, a questo punto l'intercettazione è rilevante. Quindi, a mio avviso, avremmo dovuto invece fermarci, valutare in concreto non gli indizi di reità ma il tentativo di entrare nella corrispondenza, nelle comunicazioni del parlamentare e decidere di conseguenza.
non avendo fatto, secondo noi, noi giunta delle autorizzazioni, questo esame in concreto, ma avendo utilizzato lo strumento degli elementi di reità che sorgono, io credo che noi non possiamo neanche votare a favore. Quindi voteremo, il Partito Democratico annuncia la sua astensione, nel senso che alla fine ci sembra una soluzione equilibrata, ma chiedendo che sia messo agli atti che non esiste l'emergenza, il fatto che emergano elementi di reità come presupposto solo per trasformare una intercettazione casuale in una indiretta. Grazie. Grazie onorevole Scalfarotto. Collega Vinci, prego. Grazie Presidente. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti i membri della Giunta per l'autorizzazione a procedere, perché questa era la prima questione trattata dalla Giunta e ritengo anche di notevole interesse e anche abbastanza particolare. Per questo motivo abbiamo dovuto creare e studiare un metodo di lavoro in parte anche nuovo. Abbiamo richiesto diverse volte integrazioni documentali per avere il quadro preciso della vicenda, senza entrare